Ciao a tutti. Da quando sono entrato qui al Ministero della Giustizia in via Renola ho ricevuto migliaia di vostri messaggi. Messaggi che sono arrivati su Facebook, sugli altri social, messaggi che sono arrivati e hanno invaso la segreteria del Ministero. Sono messaggi di auguri, di incoraggiamento, di cui credetemi non smetterò mai di ringraziarvi. Ma ci sono anche tante proposte concrete che vengono sottoposte quotidianamente alla mia attenzione. C'è una grande voglia di essere ascoltati, soprattutto adesso che eh, i cittadini sono al governo di questo Paese grazie al Movimento 5 Stelle. Vorrei chiamarvi tutti, vorrei incontrarvi tutti, ma per ovvi motivi non posso farlo. Per questo abbiamo deciso però di dedicare un giorno a settimana all'ascolto di tutti i cittadini e addetti ai lavori che operano in associazioni che lavorano nel mondo della giustizia. Voglio aprire le porte di questo Ministero, voglio spalancarle a tutti coloro che tramite associazioni su base nazionali affrontano i temi della giustizia e che vogliono parlare col ministro. Bene. Um, eh... È molto semplice farlo da ora in poi. Basta mandare una mail all'indirizzo ilministroascolto a chiocciolagiustizia.it. Nell'oggetto potrete indicare eh, la dicitura Il Ministro Ascolta e anche indicare il settore di cui si occupa la vostra associazione e a quel punto potremo incontrarci. Spero con questa iniziativa di azzerare la distanza fra il palazzo e i cittadini. Su alcune cose quando ci incontreremo saremo d'accordo, su altre saremo in disaccordo, ma dialogheremo e ci confronteremo su tutti i temi della giustizia eh, perché per me è importante che tutti i cittadini che ogni giorno danno il loro contributo eh, per il miglioramento del funzionamento della giustizia, ecco, Ciascuno di quei cittadini deve sapere che il Ministro della Giustizia ci tiene ad ascoltarli e deve sapere che il loro Ministro della Giustizia in via Renola li ascolta. Grazie, eh, vi, vi aggiornerò anche sugli sviluppi di questa iniziativa. Alla prossima.